Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Il Montagnano riparte verso la nuova stagione. Dopo il sesto posto ottenuto nel campionato di promozione dell'anno scorso, la squadra rossoblù inizia il nuovo cammino con uno spirito rinnovato. Dirigenti e giocatori ripartono quindi dal campionato trascorso con entusiasmo, una fiducia che è facile comprendere anche nelle parole degli stessi protagonisti. È stato un anno molto difficile, soprattutto il primo mese, dove purtroppo si era infortunato il giocatore più importante per noi, che era il centravanti. Si è fatto le prime quattro partite senza centravanti, avanti, zero punti, sicché dopo il primo mese, quando guardavo il giornale, che vedevo Montagnano a fondo, 0-0-0-0 nella schedina, e poi si trova 10 gol subiti. Immaginate voi, con un'idea di salvarci, essere utili dopo il primo mese. Invece abbiamo rafforzato la squadra con due giocatori, abbiamo recuperato, siamo arrivati sesti. Quindi vi rafforzerete anche per il prossimo anno? Sono già qui i giocatori, abbiamo fatto una squadra, pensavo un pochino più competitiva dell'anno scorso, per cercare di poter sicuramente prima salvarsi, e poi, se le cose, lo sapete, tanto il calcio non è uno più uno fa due, bisogna che infortuni, fortuna, c'entrano sempre un sacco di cose in mezzo, ci devono entrare. Una stagione che vi riserva anche il derby con la Sansovino? Oltre a quello dell'Alberosi, che è il derby del comune, ma voi immaginate, in Italia non esiste una cosa del genere, dove un comune, lo stesso comune, le frazioni sono nella medesima categoria. Le prospettive a questo punto quali sono? La squadra ha acquistato in esperienza, è stata potenziata? Sicuramente un anno di esperienza in questo campionato è servito tanto, sia alla società, sia ai giocatori, sia a me. E quest'anno abbiamo cercato di modificare la squadra, pensando chiaramente di andare a migliorarla in alcuni aspetti, e oltre al fatto che di dover andare a cercare dei giovani, delle quote che per regolamento della FIGC, insomma, devono essere inserite in campo ogni domenica, e di cui non ne avevamo, ecco, neanche una. Qual è il calcio che predilige Scarnici? Il calcio che prediligo io è quello della mentalità, ovvero di riuscire ad avere uno spogliatoio dove dentro si respira un'area di feeling, di armonia tra i giocatori, fra me e i giocatori, e dove tutto l'ambiente circostante ci trascina di entusiasmo. Questo è un ambiente montagnano, sono qui da 4 anni, che secondo me riesce a creare tutte queste prerogative. Poi chiaramente sul lavoro in campo spetta a me e ai giocatori. Siamo molto contenti perché abbiamo creato un bel gruppo, e spero anche che quest'anno riusciamo a ricreare questo gruppo che ci ha dato proprio la forza per poter fare questa categoria. Ecco, si respira in effetti qui un'atmosfera di festa, questo vuol dire che il gruppo c'è, siete molto affiatati e puntate anche con speranze di successo al prossimo campionato. Beh sì, certo, diciamo che è un obiettivo, però penso che noi dobbiamo pensare, la prima cosa è la salvezza, perché dobbiamo insomma aiutarci tutti insieme e vediamo dove possiamo arrivare. Stai pensando già ai derby? Beh, quello sì, sicuramente, quello, il derby con l'Alberoro è sempre bello giocare, è sempre bello affrontarli, molto molto bello. Claudio Malentacchi e Franco Prosperi sono i direttori sportivi del Montagnano Calcio, evidentemente soddisfatti per quello che la squadra ha fatto e per quello immaginiamo che possa fare anche il prossimo campionato. Che squadra avete allestito? Beh, credo di aver allestito una squadra competitiva per un campionato bello, per un campionato dove ci sono molti scontri diretti, perché ci sono molti derby, con delle squadre veramente formate per vincere il campionato, perché Monte San Savino, Monte Alcino, Asta Taverne, cioè è un campionato veramente competitivo, e quindi bisognava mettersi al pari degli altri. Siamo riusciti a formare una squadra con dei giocatori che erano già 3 o 4 anni che stavamo dietro per poterli avere, perché avevamo capito le qualità e capivamo che potevano farci fare il salto di qualità che noi volevamo a questa società. E quest'anno, con l'avvento del nuovo presidente Menchetti, siamo riusciti nell'intento già dai primi di maggio a parlare con queste persone, siamo riusciti ad avere il loro consenso per far parte di questo nuovo gruppo,
e quindi spero di aver fatto il meglio per questo paese, per questa società. Speriamo che siano stati giovani giusti, ne siamo convinti, anzi la speranza è giustamente, perché il campo poi darà delle risposte, però ne siamo convinti perché anche loro vengono da situazioni importanti, si parla di Sinalunghese, si parla di Sansovino, sicché campionati che sicuramente gli hanno dato qualcosa. Non è finita, però speriamo in poco tempo di chiuderla, insomma, per poter dare una squadra allestita al mister che ci possa togliere tante soddisfazioni. Vorrei fare un ringraziamento anche a Claudio, perché Claudio, a parte tutti i suoi impegni di lavoro, è sempre stato vicino, siamo riusciti a interscambiare le nostre idee e trovare, diciamo, quelle che sono le cose più inerenti ai bisogni di questa squadra per poter fare qualcosa di più. I want you to see. It looks something like you.